questo è soltanto l'inizio di un qualcosa che si sta creando e sta crescendo lentamente, una situazione in cui non ci stiamo più, non possiamo più accettare che delle persone come Speranza, inadeguati nel ruolo che ricoprono, continuino a fare danni a tutto il paese. Speranza deve andare a casa. I ristori sono elemosina, i nostri dipendenti stanno morendo di fame, ma non solo noi dei ristoratori, piscine, palestre, ambulanti, giostrai, estetiste, parrucchieri, tutti sono alla frutta, non ce ne possiamo più, non si può più andare avanti così, quindi noi domani apriamo. Lo sport è sempre stata la salute, ci hanno chiuso dal 24 ottobre, nonostante abbiamo sanificato le strutture, abbiamo speso dei soldi e ad oggi, dopo un anno, siamo ancora chiusi. Dalla parte del popolo, di chi vuole lavorare, perché il diritto al lavoro è un diritto fondamentale, è il primo diritto della nostra Costituzione. L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Stiamo chiedendo l'autorizzazione per occupare la piazza. Se non ce la daranno, ce la prenderemo noi. Vittoria! Vittoria! L'articolo primo della Costituzione indica che la Repubblica è fondata sul lavoro e voi siete costretti da questo governo a non lavorare. Loro sono abituati a non lavorare, non hanno mai fatto un cazzo. Ministri di merda, incapaci totali.